Torniamo a cose nostre. Questo brano si intitola Lo scafista dell'animo. La mente corre sicuramente alla figura emblematica dello scafista, una figura dei nostri tempi. Anche se vado oltre, lo scafista dell'animo è chi trasporta non tanto i corpi dei poveri disperati da una parte all'altra del mare, ma chi trasporta il proprio animo da una parte all'altra di un ipotetico mare, no? Chi è disposto a trasportare la propria coscienza per trasformarsi in qualcos'altro, per comodo, per paura, per profitto. Lo scafista dell'animo. E qui, bravissimo, mi vuoi dire che c'è un C1. Andiamo con un C1. Dell'animo abbandoni ideali senza guardarsi dietro, trasporta i sentimenti in luoghi inospitali e tradisce il suo cuore con false promesse di un approdo sicuro. E si chiude le orecchie per non sentire la sua coscienza urlare. Trattiene il respiro mentre affoga il futuro. Lo scafista dell'animo si traveste all'occasione e brucia i vecchi vestiti. Ci sono viaggi che cambiano un po', portano il cuore nei posti più aridi. Ci sono viaggi che a volte uccidono e non c'è dove è partito e dove arriverà. Non sa nemmeno quello che ha perso, che distratto ha buttato in mare. E rischia naufragi, ma punta dritto e si infrange sugli scogli. Tirato giù i gorghi fino agli abissi della dignità. Ci sono viaggi che cambiano un po', portano il cuore nei posti più aridi. Ci sono viaggi torno
nostre anime.